Benvenuti da Mr. Gadget. Oggi vi presentiamo Emporia Tab, un tablet che è adatto a persone che cercano qualcosa di molto semplice, di molto intuitivo, senza rinunciare alla qualità. Probabilmente adatto per i vostri genitori, per i vostri nonni. Un prodotto che si può usare anche a prima vista e noi abbiamo voluto verificarlo sul campo. In queste settimane vi abbiamo presentato alcuni dei prodotti di Emporia dedicati ad un pubblico adulto. Abbiamo presentato Touch Smart 2, lo Smart 5. Oggi invece ci dedichiamo al tablet che si chiama Emporia Tab. Abbiamo detto un prodotto molto intuitivo e allo stesso tempo molto completo. Vi abbiamo raccontato che è così semplice da usare che lo si può fare anche a prima vista. Beh, abbiamo coinvolto Loredana e gliel'abbiamo fatto provare senza che l'avesse mai utilizzato in precedenza, e per questo c'è la nostra Tecnolaura. Parlavamo di Emporia Tab. Lo faremo provare oggi a Loredana, che svolgerà per noi alcuni compiti. Loredana, quando hai provato per la prima volta Emporia Tab? Mai, non lo conosco. Perfetto. Il primo compito è provare ad accedere a WhatsApp. Bene, sulla prima schermata non lo trovo. Vado dove ci sono tutte le app e sono in ordine alfabetico. Scorro WhatsApp, l'ho trovato. Perfetto. Sono dentro, bene. Il secondo compito è trovare una persona in rubrica. Cerchiamo Mauro. Sì, guarda, qui mi sembra di essere più facilitata perché rubrica ho già l'icona pronta. È sufficiente cliccare. Poi mi dice rubrica, schiacciandomi da tutti i miei contatti. Esatto. E qui? Sì, ho tutti i miei contatti. E per cercare Mauro più velocemente come posso fare? Prova o a scorrere. Provo a scorrere oppure c'è cerca. Esatto. E metto il nome. È venuto fuori più velocemente. Andata. Terzo compito, avviare una videochiamata su WhatsApp. Le cose si complicano. Direi di sì. Tra l'altro non ho l'icona del WhatsApp, vado a cercarlo su tutte le app, sì. Giusto? Clicco e mi dà tutte le app in ordine alfabetico. Esatto. Cerco WhatsApp, l'ho trovato. Qui ho tutti i miei contatti e vorrei fare una videochiamata a Luca. Allora, clicchiamo su Luca e sulla videochiamata. Sì. Vediamo se ci risponde. Ecco, vediamo se risponde. Eccoci. Ciao Luca, volevo salutarti, come va? Tutto bene. Tutto a posto, sì. Abbiamo delle giornate meravigliose, voglia di andare al mare. Speriamo presto. Si comporta bene Laura? Laura è bravissima, una persona simpatica, mi ha fatto piacere conoscerla. Allora. Anche a voi. Ciao, ciao ciao, grazie. Per chiudere, tac, indietro. Il quarto compito è studiare un tragitto su Google Maps. Andiamo a Piazza Duomo, Milano. Vado su tutte le app. Sì. E cerco Maps. Esatto. Bene, clicco. Devo scrivere la via o posso dirlo anche vocalmente, in modo che facciamo magari prima? No, guarda, puoi cercare l'icona del microfono. Vediamo dov'è. Alto. Questo. Sì. Piazza Duomo, Milano. Ecco, adesso lo sta cercando. Devo avviare il percorso, giusto? Partiamo. Partiamo. Ecco, ci spiega il percorso che dobbiamo fare e ci dice anche quanti minuti sì. Da qui per arrivare in Piazza del Duomo. Bene. Il quinto compito è cercare una ricetta per la torta di mele. Che buona. Per fare questo devo andare su Google, vero? Certo. Quindi vado su tutte le app, cerco Google, che qua clicco. Devo scrivere quello che cerco o posso farlo anche a voce? Guarda, in questo caso? Cerca l'icona del microfono, così puoi chiedergliela a voce. Questo? Sì.
Ricetta per una torta di mele. Quale scegli? Sceglierei la prima. Ottimo. Il sesto compito è scattare una foto e condividerla su WhatsApp. Beh, fotocamera, sì. Clicco, è già pronta. Fammi adesso venire bene. Adesso inquadro bene e schiaccio su fotografia. Eccola. Bene. Ora cercala. Adesso la cerchiamo, gliela sì. Mandiamo a Luca sì. Su WhatsApp. Facciamo questa prova, vediamo se riesco. Dunque, clicco su fotografia. Sì. Clicco ancora su opzioni, e condivido, vado su WhatsApp. Sì. Ecco, guarda, Luca è proprio il primo. Adesso gliela inviamo, vediamo se parte. Perfetto, l'ha ricevuta. Speriamo che gli piaccia. Speriamo. Abbiamo svelato diverse funzioni di questo tablet, tu sei stata veramente brava. Bene. Ma secondo me possiamo fare pure meglio, perché voglio svelarti come tenere tutte le app che usi di più sì. Nella schermata principale. Qual è un'app che usi tanto durante le giornate? Oltre alla rubrica uso tanto WhatsApp. Perfetto, allora tieni premuto su un'icona che vorresti togliere. Va bene. Mi dice: desiderate collegare questo pulsante con un'altra applicazione? Sì. Sì. E vado a cercare WhatsApp, esatto. Cosa voglio mettere. Ecco, è già uscito. Esatto, facilissimo. Perfetto. Allora, stiamo per terminare. Sì. Ti faccio un'ultima domanda. C'è qualcos'altro che vorresti fare con il tuo tablet? Senti, vedo che i miei nipoti usano tantissimo il tablet per vedere dei film. Con questo lo potrei fare? Certo che puoi. Puoi farlo con Netflix, con Prime Video o con RaiPlay. Ma c'è una cosa in più, perché nella sì. Confezione di questo tablet c'è anche la sua base di ricarica su cui tu puoi metterlo. Mettiamo così. Guarda, esatto, prova. Bene. Fatto. E puoi guardare i film. E diventa un piccolo televisore. Esatto. Bene. Visto, Luca, è davvero semplice. Con un po' di sforzo puoi farcela anche tu. Grazie Laura e grazie Loredana. Allora, noi avremmo potuto proseguire davvero a lungo, ma il risultato sarebbe stato davvero sempre lo stesso, perché l'interfaccia di Emporia Tab è davvero intuitiva e così facile, dunque, che si può usare anche a prima vista. Si collega al Wi-Fi, si usa con la rete cellulare, è compatibile con il 4G e ha una batteria davvero incredibilmente capiente. E non solo, perché può essere usato anche sul suo supporto da tavolo, che funziona anche come base di ricarica. Davvero un prodotto completissimo, ed è difficile chiedere un, diciamo, dispositivo più immediato e più semplice di questo. Quindi, insomma, davvero per i vostri genitori, per i vostri nonni, un prodotto assolutamente perfetto, senza rinunciare a una ottima tecnologia e ottime prestazioni. A prestissimo da Luca Viscardi e da Tecnolaura. E da Loredana.